Un ultimo sforzo e poi sarà salvezza, e per come si erano messe le cose un mese fa con il Delfino in caduta libera c'è da far festa. Ora manca solo il conforto della matematica: quando mancano 180 minuti al termine della stagione regolare, un punto per il Pescara sarà permanenza nel torneo cadetto. Nello stadio intitolato al grande Silvio Piola, la formazione biancazzurra gioca una gara da due volti, soffrendo molto nel primo tempo ma giocando una grande ripresa in cui ha avuto più occasioni per conquistare il bottino pieno. Ora però testa all'Ascoli per chiudere bene una stagione contrassegnata da tante avversità, un risultato positivo e poi si potrà davvero pensare alla prossima stagione con la conferma probabile del tecnico Giuseppe Pillon sulla panchina abruzzese. Il tecnico adriatico, anche a causa di qualche assenza di troppo, riconferma la squadra delle ultime due gare fra i piemontesi di Carlo Opta in attacco per la coppia formata da Sansone e dall'ex Riccardo Maniero, panchina per Puskas. Sorpresa in difesa, dove c'è Chiosa per Mantovani. Al Piola, in un pomeriggio caldo dopo la pioggia dei giorni scorsi, dirige Piccinini di Forlì di fronte a 4.000 spettatori, fra cui un centinaio di supporters biancazzurri, alcuni dei quali entrati nel settore ospiti con 20 minuti di ritardo. Parte forte la squadra di casa con un pressing a tutto campo che crea qualche problema ai biancazzurri costretti a difendersi. Al decimo, punizione di Sansone che fa correre un brivido agli ospiti con il pallone che termina fuori di un soffio. Alla 14esimo, Balzania davanti alla porta di Montipò viene anticipato in angolo al momento del tiro, mancando una ghiottissima opportunità ed il vantaggio. La partita è divertente con capovolgimenti di fronte e al 22esimo c'è una super occasione ancora per Sansone che al volo in area mette incredibilmente a lato. E il Novara a fare la partita, al 27esimo Sciaudone in area si divora ancora il gol dell'1-0. Si disperano i tifosi di casa e si arrabbia dalla panchina abruzzese il tecnico Pillon per la remissività dei suoi ragazzi in alcune fasi di gioco. La formazione piemontese però preme e al 32esimo trova il meritato vantaggio con Moscati che su cross di Sansone, dopo la respinta corta di Fiorillo, completamente libero, mette il pallone in rete per l'1-0. Il Delfino accusa il colpo con Perrotta che a rischio rosso dopo la munizione viene sostituito da Andrea Coda quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo, che vede nel recupero anche il sinistro di Sansone che chiama alla respinta Fiorillo. Nella ripresa il Pescara entra in campo con un piglio diverso, trovando al primo vero fondo il gol del pareggio al settimo con un tiro violento e preciso di Luca Balzania che va a chiudere nel modo migliore una perfetta azione di contropiede. Passa una manciata di minuti e i biancazzurri arrivano ad un passo dal raddoppio con il palo che salva Montipò dopo un rimpallo ed un tiro quasi in sandwich di Macin e Pettinari. La squadra di casa appare lontana parente di quella vista ed ammirata nel primo tempo, con i biancazzurri invece a farsi apprezzare per un buon calcio. Il caldo si fa sentire con i 22 in campo che tirano anche un po' il fiato. Per diversi minuti non accade poi più nulla e l'unica nota degna di rilievo è quella relativa all'ingresso in campo di Baez per Capone al 28esimo minuto. Spinge il Pescara alla ricerca della vittoria salvezza. Di Carlo, dopo il cambio di Pillone, risponde mandando in campo Ronaldo per Sciaudone. Si arriva così agli ultimi 10 minuti di gara con Mancuso che al 44esimo sfiora con un diagonale il gol del meritato 2-1. Si finisce così dopo 4 minuti di recupero senza altri sussulti e con un pareggio che avvicina ancora di più il traguardo della salvezza.